archiviata la gara di Ostenda è il momento di trarre un po' di conclusioni. È stata una gara molto importante, tra l'altro l'unica in cui c'è stato un confronto diretto con gli avversari che affronterò a Rio, che saranno quelli da battere in quella gara così importante. Perdere la gara cronometro, soprattutto da un ragazzo come Jesse Platt, che non è mai stato un cronoman, mi ha fatto un po' tremare il terreno sotto ai piedi. Però di lì a poco, in realtà, poi credo sia diventata una ragione di stimolo ancora più grande per provare a fare il meglio, per provare a cucire tutto quello che ho, tutto quello che posso preparare, assieme a Francesco, all'equipe Enervit, agli amici della Dallara che mi stanno dando una mano per migliorare tecnicamente il mio mezzo. Ecco, è fattibile, non sarà facile, ma avere un avversario così forte mi ha, da un lato, fatto capire una volta di più qualora servisse che non sto correndo da solo, dall'altra parte sarà uno stimolo nel preparare con grande passione, con grande entusiasmo questa gara. Non è un momento, questo della stagione, particolarmente felice da un punto di vista della forma, ma ci sta, è normale avere delle flessioni, anzi servono per poi ripartire con più slancio e creare quel picco di forma che spero di poter far coincidere con il mese di settembre, col mese in cui c'è davvero da farla la prestazione. Sono qui a mettere assieme quel che serve, assolutamente concentrato su ciò che devo fare, perché se qualche settimana fa ero già lì a pensare cosa farò l'anno prossimo, quasi come se quello che sto facendo fosse diventato routine, beh, mi sono reso conto che non lo è affatto. È dannatamente impegnativo, ma io sono qui per fare la mia parte.